Allora, ovviamente ringrazio Ascheri per aver organizzato quest'altro, diciamo, evento formativo e ovviamente che ne saluto tutti coloro i quali sono già collegati sulla piattaforma diciamo, in concomitanza dell'evento, diciamo, di oggi. Come potete vedere, diciamo, quindi noi ci vediamo tra un'ora e ovviamente ribadendo quello che ha detto diciamo, la collega in presentazione, laddove ci sono domande, ci fossero domande, ci saranno domande rivenienti ovviamente da casi pratici, ben vengono, le vediamo poi alla fine della relazione che durerà diciamo, in linea di massima un'ora. Quindi 60 minuti. C'è in concomitanza della quale, quindi nell'arco di quest'ora, andremo ad analizzare, come vedete già nella slide in sovraimpressione, una tematica che è abbastanza, diciamo, dibattuta in dottrina, in giurisprudenza, diciamo, negli ultimi 10 anni, vale a dire la tipologia di accertamenti che caratterizza, perlomeno interessa, una particolare tipologia di società, le cosiddette società di stretta base azionaria, che diciamo, sono state destinatari negli ultimi 10 anni diciamo, di centinaia di avvisi di accertamento, in ordine ai quali si è delineato diciamo, un contenzioso anche abbastanza diciamo, consistente, con riferimento al quale poi vedremo, proprio in concomitanza diciamo, dell'incontro di oggi, come in realtà va articolata la prova, come in realtà è possibile da parte non solo della società destinataria dell'avviso di accertamento principale, ma anche e soprattutto da parte dei soci, quindi come persone fisiche, quindi come va articolato, diciamo, in sede che probatoria, appunto, la prova al fine di potersi difendere avverso questa presunzione vantata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti non solo della società di capitale, ma anche appunto dei soci come persona fisica. Quindi analizzeremo, diciamo, in concomitanza dell'incontro di oggi, diciamo, questa particolare tipologia di accertamenti che interessa con questa fattispecie particolare di società cosiddetta ristretta base azionaria. Intanto è importante capire quando in realtà noi ci possiamo dire di trovarci di fronte ad una società ristretta base azionaria, quindi quando in realtà diciamo, possiamo definire, se è definibile, una società come ristretta base azionaria. Diciamo che da un punto di vista normativo, diciamo, il codice civile non dà una definizione espressa, quindi formale, di società di capitale, come dire, a ristretta base azionaria. Diciamo ha una definizione più che altro di matrice giurisprudenziale. Generalmente vengono definite società ristretta base azionaria tutte quelle società, vedete, composte, quindi sono società di capitale, poi vedremo perché sono società di capitale, composte da un numero limitato di soci, molto spesso legati tra loro vincolo di parentela o di affinità. Quindi parliamo di società di capitali che in realtà sono costituiti generalmente da due o massimo tre soci, non solo, ma sono caratterizzati, diciamo, da un vincolo di solidarietà che in realtà è possibile configurare tra i soci. Questa peculiarità che contraddistingue questa particolare fattispecie di società di capitali, in realtà ha generato che cosa? Che genera una pretesa da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine, come vedremo, al fatto che laddove la società di capitali, intesa proprio come società, in realtà occulta dei utili extra contabili, quindi non dichiara degli utili, dei ricavi relativi ad un periodo di imposta che ne è considerato, l'Agenzia delle Entrate da sempre ritiene che quegli utili siano stati distribuiti tra i soci. Quindi questo, diciamo, è il problema che oggi andremo a focalizzare, che rappresenta poi la ratio che legittima l'Agenzia delle Entrate a notificare non solo avvisi di accertamento nei confronti della società di capitale, ma anche nei confronti dei soci come persona fisica. Allora, qual è il principio, diciamo, che in realtà disciplina il comparto societario? Allora, come noi sappiamo, in realtà le società si distinguono in due grandi tipologie, società di persone e società di capitali. Qualcuno potrebbe dire qual è il criterio distintivo principale che in realtà contraddistingue le società di persone dalle società di capitale? Il criterio, la modalità, diciamo, di distribuzione degli utili. Allora, con riferimento alle società di persona, vale a dire quelle società che sono caratterizzate, diciamo, da una componente prevalentemente uninominale, in realtà nella distribuzione degli utili si applica da sempre quello che è il principio normativo di quell'articolo 5,1 del DPR 917 dell'86, del cosiddetto testo unico delle imposte sui redditi, il quale, vedete in alto a sinistra, dispone che cosa? Che
che redditi che vengono prodotti dalla società semplice, dalla società in nome collettivo, dalla società in accomandi da semplici residenti nel territorio dello Stato, vengono imputati, quindi sono imputati al socio indipendentemente dalla percezione effettiva dei redditi stessi, in proporzione a quella che è la quota societaria di cui il socio stesso risulta titolare. Quindi questo, diciamo, è il principio generale che viene da sempre applicato alle società di persone che appunto sono caratterizzate da una componente, dicevo prima, prevalentemente uninominale. Allora, in considerazione di queste loro peculiarità, si applica il principio generale sancito dall'articolo 5, 1,1, cioè viene imputato, diciamo, un reddito al socio indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso da parte del socio, in proporzione a quella che è la quota societaria, la quota di partecipazione che il socio vanta in quella SNC, in quella società in accomandita semplice, in quella società semplice. Con riferimento invece alle società di persona, alle società di capitale, vale a dire SPA, SRL, SRLS, come vedete, il principio che si applica è quello sancito dall'articolo 2433,2 del codice civile, il quale, diciamo, dispone che cosa? Non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato. Cioè, in altre parole, diversamente da quanto è previsto per le società di persona, trattandosi di società di capitale costituite generalmente da un numero consistente di soci, in realtà i redditi prodotti dalla società, cioè dalla SPA, dalla SRL o comunque dalla SNC, vengono imputati al socio soltanto se effettivamente percepiti dal socio stesso. Questo, diciamo, è il criterio distintivo che in realtà distingue, cioè differenzia le società di capitale dalle società di persone. Per cui chi dovesse chiedersi qual è il principale criterio distintivo che intercorre tra le società di persone che hanno una caratteristica prevalentemente uninominale e le società di capitali, diciamo, la differenza principale che intercorre tra queste due tipologie di società è il criterio, la modalità di distribuzione degli utili, in considerazione di questi due principi generali che in realtà vengono applicati con riferimento e alla società di persona e alla società di capitale. Ora, con riferimento, detto questo, con riferimento alle società di capitale a ristretta base azionaria, che cosa avviene? Sostanzialmente si ha una deroga rispetto a quello che è il principio generale, sono i principi generali che abbiamo appena evidenziato, in considerazione del fatto che, pur trattandosi di una società di capitale, quindi con riferimento alla quale dovrebbe applicarsi l'articolo 2433,2 del Codice Civile, cioè vale a dire deve essere imputato, dovrebbe essere imputato al socio come persona fisica facente parte della società di capitale il reddito soltanto in caso di effettiva percezione dello stesso da parte del socio, in realtà viene vantata e si vanta una presunzione, cioè nel senso è alimentata una presunzione in considerazione del fatto che, diciamo, laddove la società di capitale viene accertata, dovesse essere accertata da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla individuazione, diciamo, di redditi non contabilizzati nel bilancio, in realtà l'Agenzia delle Entrate da sempre ritiene che quegli utili se li siano distribuiti i soci come persone fisiche. Per cui che cosa avviene da anni, cioè da più di un decennio? Nel momento in cui viene accertata la società di capitale, proprio in considerazione di redditi induttivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate, va bene, quei redditi non contabilizzati, non dichiarati dalla società di capitale, si ritiene che si siano distribuiti i soci come persona fisica. Per cui, come vedremo più avanti, ad un avviso di accertamento, o meglio, all'avviso di accertamento notificato nei confronti della società di capitale, fa seguito un avviso di accertamento notificato nei confronti delle persone fisiche, cioè dei soci intesi come persone fisiche, legittimato questo avviso di accertamento da una presunzione secondo la quale l'Agenzia delle Entrate ritiene che in realtà quegli utili, come dicevo prima, extra contabili, cioè non dichiarati dalla società di capitale, se li siano distribuiti i soci come persona fisica, in deroga a quello che è il principio generale sancito dall'articolo 2433,2 del Codice Civile, in cui abbiamo detto per le società di capitale, con riferimento alle società di capitale, espressamente detto che in realtà i dividendi sulle azioni, cioè i redditi percepiti da una società con riferimento ad uno specifico periodo di imposta, possono ritenersi, diciamo, acquisiti e quindi imputati al socio soltanto se effettivamente percepiti dal socio e soltanto se dichiarati in un bilancio regolarmente approvato.
Vedete, allora quello che diciamo rileva, e noi poi evidenzieremo in concomitanza dell'incontro odierno, è come in realtà la Corte di Cassazione, in un orientamento, cioè palesando, evidenziando, cioè concretizzando un orientamento giurisprudenziale, direi non prevalente ma granitico, ha avallato come questo modus operandi, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate nel notificare avvisi di accertamento non solo alla società di capitale a ristretta base azionaria, ma anche ai soci di essere. Fanno parte proprio in considerazione, vedete, del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che i soci hanno nella gestione della società. Quindi questa del 2017, diciamo, è una delle tante sentenze che sono state depositate, diciamo, dalla Corte di Cassazione, che legittima, ha legittimato il modus operandi adottato, diciamo, dagli uffici impositori proprio con riferimento alle società a ristretta base azionaria, notificando quindi l'Agenzia delle Entrate avvisi di accertamento non solo nei confronti della società di capitale come tale, ma anche nei confronti dei soci come persona fisica, facendo che tipo di ragionamento? Questo che vedete in questa massima, che ad esempio riguarda una pronuncia della Corte di Cassazione del 2017, ma poi come vedremo questo orientamento giurisprudenziale è stato confermato e ribadito negli ultimi 10 anni, proprio in considerazione del fatto che appunto la Corte di Cassazione ha sempre avallato il ragionamento e quindi diciamo gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate e nei confronti della società e nei confronti del socio. In realtà la deroga rispetto al principio generale di cui l'articolo 2433, da quale tipo, diciamo, di ragionamento rinviene? Dal fatto che pur trattandosi di una società di capitale, è, come abbiamo detto, una società di capitale a ristretta base azionaria. Cioè è una società di capitale che per quanto, diciamo, società di capitale, in realtà è stata equiparata dall'Agenzia delle Entrate, avallata dall'orientamento della Corte di Cassazione, alle società di persona. Quindi fondamentalmente, diciamo, in questi anni la giurisprudenza di Cassazione che cosa ha formalizzato? Ha equiparato le società di capitale a ristretta base azionaria alle società di persona. Ritenendo sulla base di questa premessa, ha ritenuto imputabili i redditi percepiti che dalla società in un periodo di imposta a ogni singolo socio, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi. Sulla base di quale ragionamento? Sulla base del ragionamento che vedete in questa massima, quindi a video, la ristrettezza dell'assetto societario che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione della società, le fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio, alla cui distribuzione è plausibilmente ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano, in assenza di validi elementi deponenti in senso contrario, partecipato in misura conforme al loro rapporto sociale. Questa è abbastanza articolata come massima, ma in realtà racchiude quello che è il ragionamento che da sempre la Corte di Cassazione fa nell'avallare il modus operandi adottato dall'Agenzia delle Entrate nel momento in cui notifica avvisi di accertamenti in concomitanza non solo alla società di capitale intesa come società, ma anche alle persone, ai soci come persone fisiche, ritenendo che cosa? Che la ristretta base societaria, il vincolo di solidarietà che è caratterizzato appunto e configurabile a seguito del vincolo di parentela o di affinità che c'è tra i soci, fa sì che venga alimentata la presunzione in base al quale, che poi come vedremo è una presunzione semplice che in realtà può essere neutralizzata attraverso la prova contraria e poi vedremo, diciamo, come in realtà può essere articolata questa prova contraria, quali sono le argomentazioni che possono essere addotte sul tavolo del giudice che ne tributario al fine di neutralizzare questa presunzione. Cioè questo ragionamento, cioè la ristrettezza dell'assetto societario, unito quindi al vincolo di solidarietà che è fisiologico in una società in cui, diciamo, i soci sono legati tra loro da un vincolo di parentele, quindi da un vincolo di affinità, ha portato da sempre l'Agenzia delle Entrate a ritenere che i redditi, quindi non dichiarati, non contabilizzati, non inseriti nel bilancio e quindi in quanto tali non approvati, se li siano distribuiti i soci tra loro come persone fisiche, in considerazione del fatto che il vincolo di solidarietà, come dire, caratterizza questa tipologia di società rendendo, come dice, più facile, quindi plausibile, ragionevole ritenere che tutti i soci, in assenza di validi elementi deponenti in senso contrario, cioè salvo prova contraria, salvo argomentazioni che vanno a smentire questo assunto, abbiano partecipato in misura conforme al loro rapporto sociale distribuendosi gli utili non dichiarati.
Questo, diciamo, è il grosso problema che ha caratterizzato questa tipologia di avvisi di accertamento. Intanto è importante evidenziare che ci troviamo, diciamo, nell'ambito degli accertamenti cosiddetti presuntivi, e questa è, diciamo, una peculiarità non di poco conto, che poi tornerà utile nel discorso che faremo un po' più avanti. Sappiamo bene che in realtà gli avvisi di accertamento che può notificare l'Agenzia delle Entrate sono di due grandi tipologie. Possono essere messi avvisi di accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione o omesso versamento, nonché in caso di dichiarazione non valida. Quindi le casistiche in cui vengono emessi avvisi di accertamento d'ufficio sono quelle di evasione totale, omessa dichiarazione, omesso versamento. C'è un'altra tipologia di avvisi di accertamento, è quella dei cosiddetti avvisi di accertamento a rettifica, quelli, diciamo, con i quali l'Agenzia delle Entrate non contesta l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì contesta l'infedeltà della dichiarazione, così come presentata dal contribuente, in considerazione di una ricostruzione induttiva di redditi che in realtà sono imputabili a quella società o a quella che è persona fisica, non dichiarati nella dichiarazione con riferimento a quel periodo di imposta. Quindi, diciamo, gli accertamenti che interessano le società ristrette a base azionaria sono accertamenti essenzialmente presuntivi, poiché si basano, diciamo, su una presunzione semplice vantata dall'ufficio, dall'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che in realtà una società che ha omesso di dichiarare dei ricavi nel proprio bilancio fa presumere che cosa di riflesso, come conseguenzialmente, che quei ricavi se li siano distribuiti i soci tra loro. Ecco, diciamo, il doppio avviso di accertamento che viene notificato in primis nei confronti della società e in secondis nei confronti di ciascun socio inteso come persona che ne fisica. Sulla base di questo ragionamento che l'Agenzia delle Entrate, diciamo, fa da sempre, avallato come da una giurisprudenza di Cassazione, diciamo, non prevalente, ma addirittura io direi in granitica. Vedete, questo, diciamo, è un altro aspetto che rileva in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili. In realtà, questo è il ragionamento che legittima gli avvisi di accertamento nei confronti delle società, nei confronti delle persone fisiche. Vedete, la presunzione di distribuzione degli utili si tratta di accertamenti essenzialmente presuntivi. Nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate emette e notifica un accertamento in capo alla società di capitale a ristretta base azionaria, per cui attraverso una ricostruzione induttiva, diciamo, è riuscita ad evidenziare che cosa? Ad accertare utili non contabilizzati, in realtà questo assunto porta l'Agenzia delle Entrate ad alimentare una presunzione, diciamo, di secondo grado, una presunzione conseguenziale, ossia il fatto che quella distribuzione di quegli utili siano stati distribuiti tra i soci, quindi come persona fisica. Questa seconda presunzione legittima poi l'avviso di accertamento nei confronti del socio. Quindi questo, diciamo, è il ragionamento, l'iter che in realtà ha portato l'Agenzia delle Entrate nel momento in cui ha accertato attraverso una ricostruzione induttiva redditi non dichiarati da parte di una società, ritenere che quei redditi si siano distribuiti ai soci tra loro. Questa seconda presunzione, strettamente collegata alla prima, legittima poi l'avviso di accertamento che viene notificato nei confronti, diciamo, dei soci. La distribuzione occulta, cioè di utili tra i soci, è fondamentalmente legittimata da una prova presuntiva, che in realtà è strettamente collegata alla ristretta base azionaria che caratterizza questa tipologia di società di capitale. Quindi questo è il ragionamento che in realtà da sempre ha animato il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate, ampiamente avallato, come ho detto più di una volta, dalla giurisprudenza di Cassazione, che con sentenze, diciamo, quasi seriali, anche, diciamo, a dispetto di una giurisprudenza di merito che poi, come vedremo, ha disatteso in realtà in alcune circostanze questa tipologia di avvisi di accertamento, la giurisprudenza di Cassazione. In realtà la Cassazione ha sempre avallato questo modus operandi, come dire, che ha animato l'Agenzia delle Entrate, che comunque si è fatta portavoce di questo doppio avviso di accertamento, il primo nei confronti della società e il secondo nei confronti dei soci. In realtà, con riferimento, diciamo, a questo modus operandi, diciamo, da tempo viene, come dire, evidenziato una criticità
che ora andremo ad evidenziare, che è stata anche recepita da diverse giurisprudenze di merito. In che cosa che ne consiste, diciamo, con questa criticità? Fondamentalmente, come dicevo prima, l'accertamento che viene notificato nei confronti della società di capitale ristretta a base azionaria è evidente che in realtà poggia comunque su una presunzione strettamente legata alla ricostruzione induttiva che l'ufficio fa in ordine, come dire, al fatto che sono stati evidenziati dei maggiori utili non contabilizzati. Quindi è evidente che l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'agenzia, nei confronti della società di capitale ristretta a base azionaria, è chiaro che è legittimato, quindi poggia su una presunzione semplice che è caratterizzata da circostanze gravi, precise e concordate, ma comunque una presunzione semplice, che nel caso di specie diventa funzionale per alimentare un'altra presunzione semplice, che è quella poi che va a legittimare il secondo avviso di accertamento, cioè quello che viene notificato, diciamo, ex post nei confronti di ciascun socio. Quindi che cosa avviene nel caso di specie? Secondo, devo dire, una parte della giurisprudenza di merito, ci sono diverse sentenze, qui diciamo io ne ho evidenziata una che è della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, è del 2017, ma ce ne sono altre. In realtà, che cosa ci avviene? Secondo, c'è diverse commissioni tributarie, nel momento in cui viene notificato un avviso di accertamento nei confronti di una società ristretta a base partecipativa, di fatto così è possibile configurare due presunzioni, come dicevo prima. La prima riguarda l'esistenza di un maggior reddito della società rispetto a quello dichiarato. La seconda invece riguarda l'avvenuta distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società. Quindi la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, hanno detto i giudici tributari di Milano in questa sentenza del 2017, basandosi non su fatti noti, bensì su un'altra presunzione, rappresenta in effetti una presunzione di secondo grado, cioè va a derogare il principio, diciamo, normativo di cui all'articolo 2727 del Codice Civile, in cui è detto espressamente che cosa? Che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Quindi teoricamente l'articolo 2727 del Codice Civile va applicato, cioè, nel momento in cui io da un fatto noto, cioè da un fatto certo, cioè da un fatto oggettivo, in realtà diventa funzionale per poter poi arrivare ad un fatto ignorato. Nel caso degli accertamenti a ristretta base azionaria, che cosa avviene? Cioè, sulla base di una presunzione semplice, che in realtà è quella che legittima e anima l'avviso di accertamento notificato nei confronti della società di capitale a ristretta base azionaria, diventa funzionale per alimentare poi un'altra presunzione semplice, cioè quella che gli utili extracontabili non dichiarati dalla società di capitale in bilancio se li siano distribuiti i soci. Quindi, come vedete, in realtà, di fatto, se noi guardiamo, diciamo, la questione sotto questo aspetto e ragionando in questo modo, è evidente che c'è una deroga rispetto al principio normativo di quell'articolo 2727 del Codice Civile, perché nel caso di accertamenti notificati a società ristretta a base azionaria, nel momento in cui viene notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società, e questo rappresenta poi l'atto presupposto che diventa poi prodromico e quindi funzionale rispetto al secondo avviso di accertamento, quello che viene notificato nei confronti del socio o persona fisica, è chiaro che abbiamo due presunzioni. Cioè la prima presunzione, quindi quella, diciamo, che su cui poggia il primo avviso di accertamento, diventa funzionale, cioè strumentale per legittimare la seconda presunzione, quella che in realtà sta alla base dell'avviso di accertamento che viene notificato nei confronti del socio. Quindi questo, diciamo, ragionamento recepito da diverse commissioni tributarie non è però, diciamo, stato gradito, non è stato recepito, devo dire, dalla Corte di Cassazione, che da sempre ritiene che cosa? Ritiene che in realtà nel caso di specie non è possibile configurare una doppia presunzione e quindi non c'è deroga rispetto all'articolo 2727 del Codice Civile che prima abbiamo visto. Vedete, questa è una sentenza del 2000, una delle tante. Io ovviamente ne ho presa una un po' datata, diciamo volutamente, in considerazione del fatto, cioè per evidenziare che cosa, che in realtà questo orientamento la Cassazione lo ha già evidenziato 12 anni fa, cioè nel senso che questo principio, diciamo, giurisprudenziale è stato poi
confermato, ribadito, è diventato quasi granitico, cioè nel senso che a dispetto di una giurisprudenza di merito, commissioni tributarie provinciali e regionali che hanno recepito il discorso che facevo prima, cioè quella della configurabilità di una doppia presunzione, che in realtà una presunzione semplice non può essere funzionale, quindi legittimare un'altra presunzione semplice. La Corte di Cassazione invece, per certi versi, al fine di avallare a tutti i costi il modus operandi dell'ufficio e quindi diciamo, legittimare questa tipologia di avvisi di accertamento, come ha ragionato e come ragiona tuttora? Dice, vedete, io vi leggo testualmente poi il passo della sentenza, proprio per evidenziarvi il ragionamento che fanno i giudici di Cassazione nell'avallare quello che è il modus operandi dell'ufficio. Cioè, per quanto l'articolo 5 del DPR 917 dell'86 non sia suscettibile di applicazione analogica all'SPA, quello che abbiamo visto prima, cioè il fatto che alle società di persona si deve applicare l'articolo 5 del DPR 917 dell'86, cioè vale dire del testo unico delle imposte sui redditi, per cui le società, solo alle società di persona io posso imputare i redditi prodotti dalla società in un periodo di imposta determinato, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi, con riferimento alle società di capitali, quindi nel caso di specie si trattava di un SPA. La Cassazione sa bene che in realtà l'articolo 5 non è soggetto ad un'interpretazione analogica o possiamo dire estensiva, però fatta questa premessa dice tuttavia, cioè in deroga a questo principio sancito dall'articolo 5, è da ritenersi comunque legittimo l'accertamento in capo ai soci e FINIRPEF per il recupero a tassazione di utili non contabilizzati nell'ambito di società di capitale ristretta e base azionaria, posto che il numero ristretto dei soci e la composizione familiare della base azionaria costituiscono prova presuntiva. Vedete come in realtà anche la Cassazione evidenzia in questa sentenza che in realtà la tipologia di accertamenti che in realtà anima e legittima appunto l'accertamento stesso è di natura presuntiva. Quindi, premesso che l'articolo 5 non può essere soggetto a un'interpretazione analogica, potendolo applicare quindi alle società di capitale, quindi fa prima questa premessa la Cassazione, però tuttavia nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria, tuttavia io concretizzo una deroga rispetto a quello che dice prima, in considerazione del fatto che questa tipologia di società di capitale, essendo caratterizzata da un numero ristretto di soci, avendo quasi sempre una composizione familiare, costituisce questo una prova presuntiva in ordine alla distribuzione di utili non contabilizzati. Quindi il fatto che lo stesso, che la società di capitale presenta queste peculiarità, quindi diciamo ristrettezza della base azionaria, numero esiguo di soci, caratterizzati o perlomeno legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, è una circostanza che non può essere disattesa al fine di presumere che in realtà i redditi non dichiarati dalla società se li siano distribuiti i soci come persona fisica. E con riferimento a questo assunto, la Corte di Cassazione in questa sentenza sottolinea, in particolare, nel presumere distribuiti fra i soci gli utili occulti, cioè gli utili non dichiarati in bilancio, dei quali sia stata accertata induttivamente l'esistenza, non sarebbe violato il divieto della doppia presunzione. Perché il fatto noto, questo è il ragionamento che fa la Cassazione, che per certi versi potrebbe essere definito un ragionamento di comodo, io uso ovviamente il condizionale, che con tutte le cautele che ne del caso, potrebbe, dice, perché il fatto noto, quindi quello a cui fa riferimento l'articolo 2727, nella fattispecie non è configurabile nella produzione dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma nella ristretta base azionaria della medesima e il suo carattere familiare. Quindi, in applicazione, in osservanza di quello che è l'articolo 2727 del Codice Civile a cui abbiamo fatto riferimento prima, qual è il ragionamento che fa la Corte di Cassazione per essere in linea con il dettato normativo di cui l'articolo 2727 dice? In realtà il fatto noto, da cui poi è possibile, diciamo, evincere il fatto ignoto, non è configurabile nella produzione nei redditi induttivamente accertati, non dichiarati dalla società, ma nella ristretta base azionaria della società.
nonché nel carattere familiare che la caratterizza. Questo è il fatto noto, in considerazione del quale che poi scaturisce la presunzione che va a legittimare l'avviso di accertamento nei confronti del socio. Ma se io dovessi accettare questo ragionamento, se dovessimo accettare questo ragionamento, allora la ricostruzione induttiva altrettanto presuntiva che porta l'Agenzia delle Entrate ad individuare dei redditi non dichiarati dalla società in bilancio, che fine fa? Vi chiedo e mi chiedo. Allora, se io il fatto noto in realtà lo vado a configurare nella società, nell'esistenza di una società ristretta a base azionaria caratterizzata da un vincolo di familiarità, che è un fatto oggettivo, ma è altrettanto indiscutibile, cioè nessuno lo mette in discussione. Mi chiedo e vi chiedo, la ricostruzione induttiva che porta l'ufficio, ha portato l'ufficio ad individuare degli utili extracontabili non dichiarati dalla società, che fine fa? Cioè questo aspetto, cioè questa circostanza, questo assunto, che poi diciamo la circostanza principale che legittima l'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società di capitale a ristretta base azionaria, dove lo andiamo a collocare? Cioè rimane che ne campato in aria. È chiaro ed è evidente che il ragionamento che fa la Corte di Cassazione è un ragionamento di comodo che in realtà diciamo, gli permette di poter essere in linea con il dettato normativo di quell'articolo 2727 del Codice Civile, attraverso il quale è possibile avallare il modus operandi dell'Agenzia delle Entrate, che nel momento in cui notifica un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitale, diciamo, ex post notifica, cioè richiede le differenze di imposta riconducibili a quegli utili extracontabili non appunto dichiarati, non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei soci, persona fisica, che in realtà rientravano nell'assetto come società. Quindi questo è il ragionamento che fa la Corte di Cassazione, ritenendo che nel caso di specie, cioè con riferimento a questa tipologia di avvisi di accertamento, non c'è nessuna deroga a quello che è il divieto della presunzio de presunto, cioè il divieto della doppia presunzione, vale a dire il fatto che la presunzione, diciamo, che legittima il primo avviso di accertamento, quello notificato nei confronti della società, non può essere funzionale, strumentale, diciamo, propedeutica rispetto, come dire, al secondo avviso di accertamento, che è quello che viene notificato ex post nei confronti dei soci come persona fisica. Per cui l'Agenzia delle Entrate che cosa fa con questa tipologia di avvisi di accertamento? Quello che in realtà ha richiesto ex ante alla società di capitale ristretta a base azionaria, lo richiede ai soci come persona fisica, ritenendo sulla base di una mera presunzione che quegli utili extracontabili se li siano divisi i soci come persona fisica, in deroga a quello che è l'articolo 2433 del Codice Civile, che invece è il principio normativo che va applicato alle società di capitale, tra cui anche quella ristretta base azionaria. Questo è lo scenario che in realtà caratterizza da oltre un decennio un contenzioso particolarmente, diciamo, vivo e quindi particolarmente intenso, nell'ambito del quale, come devo dire, che specialmente in sede di legittimità, diciamo, c'è poco da fare per i soci destinatari degli avvisi di accertamento, in considerazione proprio di questo ragionamento che in realtà la Corte di Cassazione ha recepito e, diciamo, ha ribadito e confermato in decine di sentenze. È chiaro quindi è importante che ne capire anche nell'incontro di oggi, sulla base di una giurisprudenza, non direi prevalente, ma anche granitica, che ha difeso e difende da sempre l'operato dell'Agenzia delle Entrate, cioè quali sono in realtà, diciamo, le caratteristiche, le possibilità che può avere il socio persona fisica per poter neutralizzare per certi versi, possiamo dire, quella che è la pretesa impositiva dell'ufficio. Vedete, con riferimento sempre agli accertamenti, e quindi in ordine alla configurabilità della presunzione, a cui facevo riferimento prima, della distribuzione degli utili da parte dei soci, queste sono le tre condizioni che devono necessariamente coesistere, che coesistono nel momento in cui, diciamo, l'Agenzia delle Entrate quindi emette un avviso di accertamento doppio, se così possiamo dire, duplice, e nei confronti della società e nei confronti della persona fisica. In primis si deve trattare, dobbiamo trovarci davanti ad una società di capitale, diciamo, composta da un numero esiguo di soci legati generalmente tra loro da un vincolo di parentela o di affinità.
In secondo luogo, è necessario quindi che sia stato in prima battuta notificato un avviso di accertamento nei confronti della società di capitale a ristretta base di azionaria. Terza condizione è che in questa società è evidente che i soci hanno poteri diretti e in ordine alla conduzione e in ordine alla gestione della società. Quindi, nel momento in cui sono configurabili queste tre condizioni, quindi coesistono queste tre condizioni, è chiaro che in realtà l'agenzia delle entrate va a nozze in considerazione del fatto del ragionamento che facevo prima. Cioè, nel senso che sussistono tutte le condizioni perché legittimo il ragionamento che facevamo prima. Quindi, la società ristretta base azionaria, un avviso di accertamento presupposto notificato nei confronti della società, poteri diretti in ordine alla conduzione e alla gestione della società da parte di ogni singolo socio, diciamo, come dire, coadiuvato, alimentato dal vincolo di solidarietà che generalmente caratterizza questa tipologia di società di capitale, proprio, diciamo, in considerazione del numero esiguo dei soci e proprio in considerazione del vincolo di parentela che spesso li caratterizza. Ed è questo il ragionamento, la circostanza che in realtà porta l'Agenzia delle Entrate a ritenere che è facile, diciamo, è scontato, è plausibile, è automatico il fatto che gli utili non distribuiti, non contabilizzati dalla società, se li siano distribuiti i soci tra loro. Quali sono, diciamo, le modalità, diciamo, attraverso le quali il socio destinatario o i soci destinatari dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate possono neutralizzare questa pretesa impositiva dell'ufficio? Perché questo è il grosso problema, anche, diciamo, dei professionisti che si trovano a dover difendere sub iudice, ovviamente, non solo la società, ma anche i soci che costituiscono il comparto come società. È chiaro che non è un caso che in dottrina, diciamo, la prova cosiddetta contraria è stata definita prova diabolica. Si parla di probatio diabolica in considerazione del fatto che in realtà riuscire a neutralizzare questa presunzione dell'ufficio, quindi dimostrando al giudice circostanze che in realtà vanno a neutralizzare quella pretesa impositiva, tenendo presente tutti i limiti che in realtà il processo tributario presenta in termini istruttori, è chiaro che si è dimostrato particolarmente difficile, complicato, quindi complesso, tant'è che non a caso in dottrina si parla di probatio diabolica. È chiaro che nel caso di specie, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate vanta una pretesa, diciamo, impositiva supportata da una presunzione semplice che in realtà in quanto tale è caratterizzata da circostanze che devono essere gravi, precise e concordanti, generalmente il contribuente, quindi il socio destinatario di quell'avviso di accertamento, non può che assolvere la cosiddetta prova contraria, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2697, comma 2 del Codice Civile, in cui è detto espressamente che chi eccepisce l'inefficacia, cioè, di un fatto, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato, estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Sempre in dottrina, e anch'io sono concorde, diciamo, con questo orientamento, più che di prova contraria, qui noi dobbiamo parlare nell'articolazione della prova, che deve essere ovviamente espletata dal difensore che rappresenta e difende il socio accertato. Dobbiamo parlare di argomentazioni. Io ritengo che più di prova contraria si deve parlare di argomentazioni tali che in realtà devono andare, come dire, a neutralizzare quella presunzione vantata dall'ufficio, secondo cui gli utili non contabilizzati dalla società di capitale a ristretta base azionaria deplano, dove si deve ritenerli distribuiti, si devono ritenerli distribuiti tra i soci. Quindi, più che di articolazione della prova contraria, dobbiamo parlare di argomentazioni tali, diciamo, che dovranno essere poste sul tavolo del giudice tributario adito, finalizzate a dimostrare, convincere, evidenziare al giudice tributario che in realtà quella presunzione vantata dall'ufficio non corrisponde a verità. È chiaro che qualcuno potrebbe chiedersi e potrebbe chiedermi, allora, come possiamo noi articolare nell'ambito del giudizio tributario che ha dei limiti da un punto di vista istruttorio? Sappiamo benissimo, l'abbiamo visto diciamo, in occasione dei master, diciamo, chi ha partecipato all'edizione del master sul processo tributario, che in realtà il processo tributario, diversamente da quanto previsto per il processo civile, per il processo, diciamo, anche penale, non prevede la prova testimoniale. Per cui, diciamo, la prova che può essere utilizzata è in realtà soltanto la prova documentale. Per cui è chiaro che il difensore,
deve in maniera abile e scaltra cercare di utilizzare, di, come dire, far confluire nel fascicolo, dice, processuale tutta quella documentazione, diciamo, quindi documentale, prove documentali, quindi che possono dimostrare al giudice tributario che cosa? Che in realtà gli utili, non sono, gli utili extracontabili non sono stati percepiti dal socio perché o sono stati accantonati, oppure sono stati, come dire, reinvestiti per ovviamente finanziare, per realizzare altre attività societarie. Quindi è particolarmente importante nella fase, diciamo, di articolazione della prova far confluire nel fascicolo processuale tutta quella documentazione che può dimostrare, che è utile a dimostrare l'estraneità del socio e rispetto alla conduzione diretta della società e rispetto alla gestione diretta della società stessa. Quindi questo, diciamo, è l'unico modo attraverso il quale è possibile sovvertire, neutralizzare la presunzione dell'ufficio avallata dalla Cassazione, cioè dimostrare che per tabulas l'estraneità del socio rispetto a quella che è l'attività societaria, rispetto a quella che è la conduzione e la gestione stessa della società, per cui in realtà deve diventare assolutamente non plausibile il fatto che gli utili non contabilizzati in bilancio della società se ne siano distribuiti soci tra loro. È chiaro, quindi, che capite bene che è particolarmente importante e decisiva il momento topico, diciamo, nell'ambito del processo tributario, diciamo, laddove noi andiamo a difendere non solo la società con riferimento all'avviso di accertamento presupposto, ma anche il socio relativamente all'avviso di accertamento che ha ricevuto come persona fisica, l'articolazione dei mezzi di prova. E diciamo che con riferimento a questo aspetto, con riferimento, diciamo, a questo aspetto, è particolarmente importante l'articolazione della prova, tenendo presente che in realtà l'unica prova di natura documentale, tenendo presente che le dichiarazioni di soggetti terzi si possono essere inserite e quindi essere convogliate sul tavolo del giudice tributario, ma hanno valore meramente indiziario, quindi in realtà sono solo le prove documentali, tutto ciò che in realtà può essere funzionale, diciamo, al convincimento da parte del giudice tributario adito in ordine all'estraneità del socio rispetto, ripeto, a quella che è la gestione della società e quindi la partecipazione alla stessa. Nel momento in cui diciamo pendono due giudizi tributari, è chiaro che nel momento in cui una società di capitale a ristretta base azionaria riceve l'avviso di accertamento, questo avviso di accertamento rinviene da una ricostruzione induttiva fatta dall'ufficio che ha portato lo stesso, diciamo, ad configurare redditi non dichiarati e quindi, diciamo, non fatti confluire nel bilancio. Allora è chiaro che nel momento in cui la società ritiene, come dire, illegittima quella pretesa impositiva o comunque infondata parzialmente o totalmente, è chiaro, presenterà ricorso avverso quell'avviso di accertamento, per cui, diciamo, viene instaurato un primo giudizio che chiameremo giudizio tributario principale, quello nei confronti dell'avviso di accertamento notificato alla società di capitale. È chiaro, sulla base del ragionamento che abbiamo fatto prima, l'Agenzia delle Entrate notificherà un avviso di accertamento anche nei confronti dei soci e come persone fisiche. È chiaro che in considerazione delle ragioni che abbiamo evidenziato prima, anche l'avviso di accertamento notificato nei confronti del socio persona fisica verrà impugnato e eccepito tutte le deglianze del caso. Per cui, diciamo, noi ci troveremo davanti a due giudizi tributari pendenti, uno con riferimento all'avviso avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato nei confronti della società di capitale, e l'altro avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato nei confronti del socio persona fisica. È chiaro che nel caso di specie, ecco il primo riquadro a sinistro. È chiaro che sarà necessario intanto chiedere al giudice tributario addetto di sospendere il giudizio, quello di impugnazione dell'accertamento notificato nei confronti del socio, in attesa che venga definito il giudizio di impugnazione dell'accertamento societario, che è il giudizio pilota. È chiaro quindi che dall'epilogo del giudizio e quindi dalla definizione del giudizio tributario principale, è chiaro, dipenderà conseguenzialmente anche la legittimità o meno dell'accertamento notificato nei confronti del socio come persona fisica. Quindi, in primis, sospensione del giudizio attivato dal socio, in attesa che venga definito il giudizio avente ad oggetto l'accertamento societario.
Quali possono essere le argomentazioni, diciamo, funzionali rispetto ad un possibile convincimento del giudice tributario in ordine all'estraneità del socio, rispetto a quello che è il controllo e la conduzione della società stessa? Intanto, esempio, evidenziale, quindi depositare nel fascicolo di parte, diciamo, documentazione da cui si evince l'esistenza di accantonamenti. Quindi gli utili extracontabili non dichiarati dalla società sono stati accantonati. E quindi ovviamente questa circostanza vanifica, il ragionamento dell'ufficio in ordine alla distribuzione di quegli utili tra i soci. Oppure, come dicevo prima, a depositare documentazione anche con memorie successive, 20 giorni prima, quindi le memorie vanno depositate 20 giorni prima, diciamo, la data di fissazione dell'udienza, pena di inutilizzabilità di quella documentazione, quindi termine perentorio, attenzione, quindi l'esistenza, diciamo, quindi documenti che attestano l'esistenza di investimenti. Quindi gli utili extra bilancio non dichiarati dalla società non se li sono distribuiti i soci tra loro, ma li hanno reinvestiti, diciamo, per il perseguimento di programmi, di progetti che la società aveva. Depositare sempre documentazione da cui è possibile vincere la movimentazione bancaria. Quindi attraverso, diciamo, l'esibizione degli estratti conto aventi ad oggetto il conto corrente personale del socio, il socio stesso può dimostrare al giudice tributario che in realtà non ci sono stati utili della società transitati sul suo conto corrente personale, tenendo presente che in realtà anche questa prova documentale potrebbe avere un limite nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate, magari in sede di replica alle mie memorie, dice: no, vabbè, ma gli utili possono essere distribuiti anche a nero. Quindi in realtà in dottrina qualcuno, diciamo, ha ritenuto che nel momento in cui viene depositata anche documentazione bancaria attestante che cosa? Che in realtà io non ho mai percepito utili rinvenienti dalla società e quindi a dimostrazione del fatto che gli utili extracontabili non dichiarati dalla società di capitale non sono finiti sul mio conto corrente bancario. Diciamo in sede di replica, in qualche giudizio tributario, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che cosa? Che ha un limite che questa prova documentale nel fatto che in realtà spesso, diciamo non sempre, la distribuzione degli utili può anche avvenire a nero, quindi non lascia tracce su conti correnti bancari. Ancora, al fine di poter dimostrare l'estraneità del socio rispetto ad una possibile, diciamo, distribuzione degli utili, la presenza di una denuncia verso altri soci, cioè dimostrare che cosa? Che in realtà, per quanto la società è caratterizzata da una stretta base societaria, in realtà, e quindi diciamo da soci legati tra loro anche da vincoli di parentela, tuttavia nella casistica specifica, diciamo, il clima che vige tra i soci non è idilliaco, tant'è che magari ci sono dei procedimenti penali o anche civili in corso che reciprocamente i soci hanno attivato, a dimostrazione del fatto che in realtà non c'è quel vincolo di solidarietà all'interno della società, come dire, evidenziato, quindi auspicato dall'ufficio. Quindi torna utile qualsiasi documento che attesta circostanze specifiche che in realtà dimostrano che cosa? L'inesistenza di quel vincolo di solidarietà che è fisiologico in questa tipologia di società, oppure diciamo in circostanze attraverso le quali è possibile dimostrare al giudice addito l'estraneità del socio rispetto a quello che è il comparto societario. Ad esempio, alcuni hanno, diciamo, depositato, diciamo, in subiudice documentazione attraverso la quale hanno dimostrato che con riferimento al periodo di imposta, diciamo, accertato, il socio, devo dire, era stato all'estero gran parte del tempo, per cui, diciamo, non aveva partecipato alle delibere assembleari, non aveva approvato i bilanci, non aveva partecipato alla vita, diciamo, della società, dell'attività societaria, per cui, diciamo, qualche difensore, anche attraverso documentazione attestante, cioè la permanenza in quel periodo di imposta accertato del socio all'estero, ha evidenziato l'estraneità dello stesso rispetto a quella che è la conduzione e, diciamo, la gestione della società. Diciamo che, nonostante la Corte di Cassazione si sia dimostrata sempre, diciamo, favorevole e abbia sempre avallato nel corso di questi 12 anni, 10 anni, quindi diciamo le prime sentenze risalgono anche prima del 2000, quindi diciamo però nell'ultimo decennio diciamo, la giurisprudenza di Cassazione ha avallato ampiamente il modus operandi diciamo, dell'Agenzia delle Entrate secondo quel ragionamento che abbiamo visto prima. Tuttavia, diciamo, nelle ultime pronunce
Parlo delle pronunce soprattutto depositate negli ultimi mesi del 2021. Vedete, questa, diciamo, un'ordinanza del 25 ottobre del 2021, proprio in ordine all'articolazione della cosiddetta probatio diabolica, cioè la prova inversa che il socio accertato deve dimostrare al fine di neutralizzare la pretesa impositiva dell'ufficio, la stessa che in Cassazione, diciamo, ha evidenziato delle possibili aperture che in realtà vanno proprio verso, diciamo, quegli aspetti e quelle circostanze che evidenziavo io, cioè finalizzate in qualche modo a dimostrare l'estraneità del socio rispetto a quella che è la conduzione e la gestione della società stessa. Vedete, in questa ordinanza del 25 ottobre del 2021, ma non è l'unica, ne vedremo altre, diciamo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per Cassazione presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della DIE, ritenendo che, cosa? Che il socio avesse dato prova della propria estraneità rispetto al contesto societario e ha invertito l'ordine della prova, cioè i giudici di Cassazione hanno posto in capo all'amministrazione finanziaria come dire, l'obbligo di accertare la prova contraria, prova che l'Agenzia delle Entrate non ha dato nel caso di specie, per cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale e ha confermato la sentenza d'appello della CTR che aveva dato ragione appunto al socio accertato. Vedete, nel caso di specie la CTR ha accertato in punto di fatto, quindi diciamo sulla base di una documentazione che ha permesso al giudice di riscontrare una situazione fattuale, che i rapporti tra il socio odierno contribuente e il socio amministratore siano profondamente deteriorate. Quindi quello che dicevo prima, nel momento in cui, diciamo, all'interno della società, diciamo, c'è un clima di tensione che in realtà, diciamo, rappresenta il contraltare rispetto a quel vincolo di solidarietà che l'Agenzia delle Entrate presume in ambito accertativo, tanto che tra gli stessi sono insorti liti giudiziari civili e procedimenti penali. Tenendo presente che il socio amministratore aveva revocato l'incarico al commercialista di fiducia della società, l'accertata estraneità del socio alla gestione e conduzione della società ha consentito giustamente alla CTR di superare la presunzione dell'ufficio, vale a dire la distribuzione degli utili extracontabili tra i soci. Allora, vedete come in realtà in questo caso la documentazione articolata, diciamo, in fase probatoria, come dire, dal difensore in sede di gravame, ha permesso al giudice in punto di fatto, vedete, in punto di fatto, di superare la presunzione dell'ufficio, quindi di ritenere non concretizzabile, non configurabile la distribuzione tra i soci degli utili extra bilancio. È chiaro che questa prova, nel caso di specie, il difensore come l'ha data? Evidenziando che cosa? Una situazione di maretta che c'era all'interno della società, tanto, dove dire, avvallata dal fatto che c'erano giudizi civili e penali pendenti tra i soci, in considerazione, diciamo, di probabilmente una situazione di tensione che si era creata all'interno della società, che va a derogare quel vincolo di solidarietà sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'avviso di accertamento. Quindi l'accertata estraneità in punto di fatto del socio rispetto alla gestione e alla conduzione della società ha permesso, hanno detto i giudici di Cassazione in questa ordinanza, di superare la presunzione vantata dall'ufficio in ordine dove della distribuzione degli utili tra i soci, appunto degli utili extra bilancio. Vedete come in realtà in questa circostanza, diciamo, ha fatto breccia al fine, diciamo, di neutralizzare la pretesa impositiva dell'ufficio, la dimostrazione di fatto di alcune circostanze che hanno evidenziato l'estraneità del socio rispetto, come dire, alla conduzione e alla gestione della società stessa. Altra ordinanza, anche questa fine 2021, del 19 ottobre del 2021, in concomitanza della quale, diciamo, i giudici di Cassazione hanno evidenziato che cosa? Nel momento in cui viene annullato con sentenza passata in giudicato l'avviso di accertamento notificato nei confronti della società di capitale ristretta a base azionaria, diciamo l'avviso di accertamento presupposto, quello poi da cui scaturisce conseguentemente la legittimità dell'avviso di accertamento notificato nei confronti del socio persona fisica. Nel momento in cui con sentenza, diciamo, passata in giudicato attinente al merito della pretesa impositiva viene annullato l'avviso di accertamento presupposto, conseguentemente perde, diciamo, di legittimità e quindi diventa infondato anche, diciamo, la
avviso di accertamento notificato nei confronti del socio. Vedete, dal tenore testuale di questa ordinanza, diciamo, si evince ancora di più il ragionamento che vi facevo prima, cioè quello che in realtà la presunzione, diversamente da quello che evidenzia la Cassazione da sempre, in realtà in questa tipologia di accertamenti è concretizzabile e configurabile la deroga rispetto al principio della doppia presunzione, in considerazione del fatto che nel momento in cui viene annullato l'avviso di accertamento principale, se così possiamo dire, cioè quello notificato nei confronti della società di capitale, viene meno anche la legittimità conseguenziale dell'avviso di accertamento nei confronti del socio persona fisica. Però in questo caso, diciamo, quindi ad una prima presunzione diventa funzionale nei confronti della seconda presunzione. Tanto è vero con questo connubio che nel momento in cui viene meno la prima, in realtà questa fa venire meno anche la seconda. E questo l'ha disposto la Corte di Cassazione in questa ordinanza del 19 ottobre del 2021. E è fondamentale ed indispensabile però che la sentenza con la quale viene annullato l'avviso di accertamento notificato nei confronti della società di capitale risulti passata in giudicato, ma che soprattutto riguardi il merito della pretesa che ne tributare. Perché se un avviso di accertamento, diciamo, nei confronti della società di capitale è stato annullato per vizio di forma, magari per difetto di motivazione, che è stato ovviamente recepito dai giudici di Cassazione, è chiaro che in questo caso non è configurabile, non sarà quella la condizione che potrà permettere di annullare anche il secondo avviso di accertamento. Quindi la sentenza che va a disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti della società di capitale deve essere una sentenza in primis passata in giudicato, diciamo, e in secondo luogo deve riguardare il merito della pretesa tributaria. In realtà questo assunto conferma, come dicevo prima, ancora di più, diciamo, come dire, la funzionalità, diciamo, come dire, la propedeutica della presunzione che noi troviamo nel primo avviso di accertamento, quello notificato nei confronti della società di capitale, rispetto al secondo avviso di accertamento che è destinato poi al socio come persona fisica. Altra ordinanza della Corte di Cassazione del 15 settembre 2021. Vedete, in questo caso, un po', diciamo, similmente a quello che abbiamo visto prima, il fatto che il difensore ha dato prova, diciamo, che il soggetto, o perlomeno il socio interessato, non era stato indagato in un procedimento penale che aveva interessato la società, attraverso, diciamo, la dimostrazione di questa circostanza, sempre in punto di fatto, è riuscito a dimostrare l'estraneità del socio rispetto alla conduzione della società e alla gestione della società stessa. Tant'è che quel socio, diciamo, stranamente, ma non stranamente, diciamo, non è stato né indagato né tantomeno imputato in un giudizio penale che ha visto, diciamo, soggetta la società di capitale rispetto al base azionario. Nella specie, questa prova si ricaverebbe in particolare nella prospettazione del contribuente dal fatto che il ricorrente non è stato coinvolto né come indagato né come imputato nell'indagine penale che ha visto, diciamo, interessata la società. Quindi attraverso, diciamo, l'articolazione di questa prova, diciamo, esercitata sub iudice dal difensore, lo stesso è riuscito a dimostrare l'estraneità del socio rispetto, dove dire, alla conduzione e alla gestione della società, che gli ha permesso quindi di neutralizzare la pretesa dell'ufficio, cioè vale a dire il fatto che gli utili extracontabili, quindi non dichiarati dalla società, si ritenevano distribuiti tra i soci. Altra sentenza della Corte di Cassazione, anche questa è un'ordinanza nel luglio del 2021, vedete, in questo caso, diciamo, hanno avuto una valenza decisiva la documentazione relativa agli estratti del conto corrente bancario del socio, che era quello a cui facevo riferimento prima. Cioè attraverso, diciamo, l'esibizione degli estratti conto personali del socio, in realtà quest'ultimo è riuscito a evidenziare, a convincere, diciamo, a dimostrare al giudice tributario che in realtà nessun utile extracontabile, extrabilancio, diciamo, riconducibile alla società era finito nell'estratto conto bancario del socio. Quindi attraverso la dimostrazione di questa circostanza, in realtà il difensore è riuscito a evidenziare l'estraneità quindi del socio rispetto alla gestione della società. Detto utile, tuttavia, evidenziato direttamente nello stato patrimoniale con l'iscrizione della relativa riserva, non era transitando nel conto economico del socio, talché
la tesi difensiva del ricorrente appare ampiamente condivisibile. Quindi nel momento in cui, diciamo, il difensore è riuscito in sede probatoria ad evidenziare che cosa? Che quegli utili extra bilancio non sono mai, diciamo, stati mai transitati sul conto corrente bancario del socio, è riuscito a dimostrare che per tabulas che in realtà la presunzione dell'ufficio in ordine alla distribuzione di quegli utili tra i soci, in realtà non corrispondeva a vero. Quindi anche questa, vedete, diciamo, è una dimostrazione di come la partita ce la si gioca in sede che ne probatoria, in considerazione del fatto, quindi, che la Corte di Cassazione, proprio nelle ultime sentenze, queste sono alcune, ma sono, diciamo, le più importanti, ha, diciamo, evidenziato delle aperture, diciamo, sulla base delle quali è possibile, diciamo, evidenziare, quindi mettere sul tavolo del giudice tributario documentazione, ripeto, che attesti l'estraneità del socio rispetto a quella che è la conduzione e la gestione della società. C'è un'altra sentenza, devo dire, di 2022, che va in questa, diciamo, verso quindi questo orientamento, è la numero 6119 del 24 febbraio del 2022, in concomitanza della quale, appunto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per Cassazione, quindi, di un socio, diciamo, che accertato a seguito dell'accertamento notificato da una società di capitale, proprio in considerazione del fatto che lo stesso aveva assolto all'onere probatorio, dimostrando la propria estraneità rispetto a quelli che erano i fatti principali, diciamo, che avevano caratterizzato la società nel periodo d'imposta. Nel periodo d'imposta dove ci hanno accertato. Per cui diciamo che c'è una minima apertura della Corte di Cassazione con riferimento alla cosiddetta probatio diabolica. È chiaro che è particolarmente importante, per non dire decisiva, l'abilità del difensore, il quale, diciamo, in maniera scrupolosa e attenta, deve individuare, in base poi a quella che è la casistica specifica, quali possono essere i documenti, diciamo, attraverso i quali è possibile convincere, dimostrare al giudice tributario l'estraneità del socio rispetto, come dire, ad una gestione diretta e della società. Quindi andando così a neutralizzare quella presunzione vantata dall'ufficio, in ordine alla quale si ritiene, l'ufficio stesso ritiene, che gli utili, diciamo, non dichiarati dalla società in bilancio se li siano necessariamente distribuiti i soci, in considerazione e dalla ristretta base societaria e dal vincolo di solidarietà che caratterizza queste società. In deroga, abbiamo visto, al principio normativo di quell'articolo 2433 del Codice Civile. Per cui, diciamo, concludo dicendo che è ancora oggi, diciamo, ambizioso, come dire, riuscire a neutralizzare la pretesa impositiva dell'ufficio, ma non è assolutamente impossibile. Grazie. Grazie Ti Giuseppe, do la parola. grazie. Sì, grazie molte per il tuo intervento, per la tua relazione. Sono arrivate delle domande in chat, quindi te ne leggo un paio e Sì, poi io posso il anche ora rispondo. condividere lo schermo per intero, così mi rendono anche meglio, ok? Perfetto, Sì. grazie mille. Allora, ti leggo la prima domanda. Ci chiedono, il socio ricorrente può dedurre vizi giuridici e logici, ovvero formali, dell'accertamento notificato alla società? Intanto è possibile impugnare l'avviso di accertamento notificato nei confronti della società, certo, diciamo, evidenziando tutti quelli che possono essere i motivi di doglianza, diciamo, eccepibili nei confronti di quell'avviso di accertamento. Ovviamente se ci sono vizi formali, ma anche poi vizi sostanziali che riguardano il merito. È chiaro che quello però è un giudizio che andrà avanti, diciamo, in maniera a sé stante. E diciamo è cosa a parte rispetto poi all'avviso di accertamento che eventualmente dovesse ricevere poi il socio come persona fisica, perché qui la problematica che diciamo io ho evidenziato nella mia relazione è che generalmente all'avviso di accertamento notificato alla società di capitali come società di capitale a ristretta base azionaria, generalmente l'Agenzia delle Entrate fa seguire poi un avviso di accertamento nei confronti del socio come persona fisica. Quindi fondamentalmente una stessa richiesta impositiva viene sdoppiata, viene notificata in primis alla società e in secundis al socio come persona fisica. È chiaro che i due giudizi sono giudizi tributari a sé stanti, sia pure, diciamo, riconducibili ad un'unica situazione impositiva.
Perfetto, grazie. Allora, ti leggo anche la seconda domanda, poi per le altre saremo noi a girarle al relatore che vi risponderà, per email. Allora, ci chiedono, gli utili extra bilancio imputati ai soci dovranno essere considerati al netto dell'IRES accertata in capo alla società? Accertata Al netto dell'IRES, in capo alla società? è chiaro che devono essere ceduti gli extra contabili. Ovviamente, quando noi parliamo di utili extra contabili, dobbiamo diciamo, ricondurci, riferirci a tutti quegli utili, ricavi, riferiti ad un determinato periodo di imposta che la società non ha inserito nel proprio bilancio. Quindi è chiaro che pari pari, in realtà, quei ricavi si devono ritenere, diciamo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che se li siano distribuiti i soci, diciamo, per il pari importo rispetto a quello, diciamo, non dichiarato in bilancio. Al netto dell'IRES, se in realtà ovviamente l'IRES non è stata versata, è stata versata, ovviamente compresa l'IRES, se in realtà l'IRES non risulta versata, non risulta contabilizzata in bilancio. In realtà la traslazio ha ad oggetto i ricavi nella loro interezza, compresa anche l'IRES eventualmente non versata dalla società in sede di bilancio, quindi non dichiarata in sede di bilancio. Perfetto, grazie mille Giuseppe. Allora, per tutte le altre domande, come dicevo, saremo noi a girarle al relatore. Se avete anche altre domande, potete scriverci in qualsiasi momento, anche nei prossimi giorni, all'indirizzo email info@schieri.academy. Vi ricordo anche che le slide preparate dall'avvocato Durante saranno disponibili nei prossimi giorni sul nostro sito internet, potete scaricarle gratuitamente. Vi invito anche a visitare tutti i nostri canali social, LinkedIn, Facebook per prendere visione del calendario dei webinar che abbiamo organizzato. E concludo augurando a tutti buona serata e chiedo anche ai partecipanti la gentilezza di compilare il questionario che dovrebbe apparire sul vostro schermo alla chiusura della sessione. Allora, ringrazio nuovamente il relatore, grazie Giuseppe, Grazie a voi, grazie grazie ovviamente a chi ha partecipato, diciamo, all'evento di oggi e ci vediamo poi nella Michele. prossima volta. Prossimamente, con Prossimamente. piacere. Un saluto Buona a serata a tutti. tutti, arrivederci.